il giorno 28, volando sul cielo di Tobruk durante un'azione di bombardamento nemica, l'apparecchio pilotato da Italo Balbo è precipitato in fiamme. L'aereo in testa, volando basso, era un bersaglio allettante della confusione. Pochi si accorsero che si trattava di un trimotore diverso da un bimotore bombardiere inglese. Un mitragliere nervoso sparò qualche colpo. Altri lo seguirono. Il primo aereo era in difficoltà. Il pilota, avvicinatosi alla pista per atterrare, era un bersaglio troppo allettante per quegli eccitati mitraglieri. Un proiettile compì in pieno il bombardiere fumo. Fiamme, l'aereo virò sul fianco sinistro e precipitò su una collina ed esplose. Ne abbiamo falciato uno! Mi pareva di udire tra la terra e il cielo tutto il fremito del grande popolo nostro. Un grande condottiero, un valoroso aviatore, che il fato mise dalla parte avversa.